Buongiorno, oggi sono Sant'Anna di Bellino, nella Val Vaita di Bellino, in fondo alla valle, e la destinazione di oggi è il fantastico Pelvo di Ciabrea qua davanti. E ho indeciso se farmi la ferrata qua di Rocca Senghi, però la saggezza poi mi ha suggerito che forse da sola è anche meglio evitare. E quindi provo a salire sul Pelvo di Ciabrea. Non conosco il percorso, sinceramente, l'ho deciso stamattina, e ieri invece ero su Rocca La Marchisa qua davanti, spettacolare. E dai, vi lascio le immagini. Allora, sono arrivato a questa casa, mi sono discostato dal comodissimo sentiero qua sotto segnato U27, U28, attraversato, girato tutta a destra attraversando il torrente, però qua dopo la casa mi sembra che intravedo qualche traccia nell'erba, ma mi sembra che si perda un po' tutto. Bah, ho proseguito ancora un po', ma bisogna andare a caso praticamente su tagliare questo pendio erboso, ripido, scivoloso, e ogni tanto si intravede qualche dell'erba calpestata, ma magari probabilmente calpestata dalle mucche. E boh, niente, adesso sto chiedendo per qual motivo, avendo sola mezza giornata, non mi sono fatto una gitarella più semplice e rilassante e ho deciso di infognarmi a venire in un postaccio del genere. Niente ragazzi, questa è la situazione. Dovrei salire questo bruttissimo canale e tra l'altro con queste scarpe che se le oca sono comodissime sui sentieri facili, ma anche no su questo tipo di tracciati. E da qua poi si vede anche la croce di Vetta, un puntino bianco lassù e in cima è bellissimo. E però niente, a questo punto rinuncio perché non è bello, non è divertente, poi è tardi e niente, non ho più voglia. Odio tantissimo fallire i miei obiettivi in montagna, ma avrò sicuramente la mia rivincita in questa vita o nell'altra e me ne ritorno giù per questo scomodo e fastidioso prato. Si gira poi a destra facendo tutto il traverso per i pascoli. E peccato perché se avessi letto stamattina la descrizione del percorso non l'avrei fatta, avrei fatto qualcos'altro, sarei salito dal Colle dell'Otae. Vi sconsiglio questo percorso, hashtag non fatelo, e salite dall'altra parte perché qua è veramente, cioè si può fare, ma è troppo troppo scomodo e soprattutto non è segnato, quindi cioè, si perde un sacco di tempo a capire dove passare. E niente, dai, allora a sto punto vi saluto, vi lascio le immagini del ritorno e adios.